Prima Fila Magazine. In contemporanea con Arte Fiera, giunta alla sua 50ª edizione, a Bologna arriva per il 12° anno Art City, oltre 250 eventi legati all'arte contemporanea, con la direzione artistica di Lorenzo Balbi. 12ª edizione di Art City 2024 arriva, è un'edizione, se possiamo dire, un po' celebrativa, perché arriva insieme al 50esimo compleanno di Arte Fiera, la più longeva e importante fiera italiana, e arriva insieme al 60esimo anniversario della scomparsa di Giorgio Morandi, uno dei più importanti artisti del Novecento e l'artista più importante nella storia di Bologna. Abbiamo deciso quindi insieme a Fiera di dedicare questa edizione di Art City proprio alla memoria di Morandi e di farlo non solo valorizzando le sue opere, ma soprattutto invogliando gli artisti contemporanei a darci testimonianza di come il messaggio morandiano sia ancora vivo, di come il maestro sia ancora foriero di ispirazione per le nuove generazioni. E quindi 5 progetti speciali che costruiscono un po' il programma main di Art City di quest'anno sono i 5 artisti che indagano l'eredità morandiana, ognuno attraverso il suo linguaggio e passando dalla performance, alla fotografia, al video e fino alle opere sonore. Ma questo non è che il progetto speciale di Art City, sono oltre 250 gli eventi che compongono il grandissimo palinsesto di eventi che avrà il suo clou tra l'1 e il 4 di febbraio, ma che invitiamo tutti i bolognesi a scoprire. Lorenzo Balbi, perché secondo lei Giorgio Morandi è un artista che ha avuto e ha ancora una grande presa nei confronti del pubblico? Alcuni definiscono Morandi come il primo artista contemporaneo. Io sono d'accordo, è stato uno dei primi artisti a porre attenzione sul fare artistico più che sull'opera, spostando l'attenzione su come il significato processuale e metafisico anche dell'opera si possa avere un valore pari o anche superiore all'opera stessa. Alla delegata alla cultura del sindaco di Bologna, Elena Di Gioia, chiediamo cosa rappresenta Art City per Bologna. Un appuntamento straordinario per la nostra città, l'invito a immergersi in un paesaggio d'arte che attraversa la città di Bologna, la città metropolitana, per musei, gallerie, spazi, anche luoghi inconsueti in cui trovare la grande forza degli artisti e delle artiste. Quest'anno è un momento particolarmente importante anche per la storia e per il futuro della città di Bologna. Sono 50 anni della manifestazione di Arte Fiera, che nacque come la prima fiera in Italia, e quindi questo ci dice anche di quel posizionamento che allora la città ha avuto rispetto all'arte, e ci dice anche dell'impegno che oggi abbiamo per rafforzare Bologna quale città d'arte, di cultura e creatività. Una dedica speciale nel programma di Art City, quest'anno l'abbiamo voluta dedicare a Giorgio Morandi, artista straordinario a livello internazionale, di cui quest'anno nel 2024 ricordiamo i 60 anni dalla sua scomparsa. Giorgio Morandi è il soggetto ispiratore di 5 progetti speciali affidati ad artisti della scena contemporanea e a linguaggi anche diversi, dalla danza alla fotografia, e proprio su Giorgio Morandi l'impegno dell'amministrazione è quello di lavorare al concetto di un museo diffuso che possa legare i luoghi morandiani, da Bologna col Museo Morandi, lo studio di via Fondazza, Casa Morandi a Grizzana Morandi con anche i fienili, e stiamo lavorando appunto a un nuovo concetto di museo diffuso che possa valorizzare quell'unicum che abbiamo nel nostro territorio, che sono i luoghi in cui Morandi ha agito attraverso il suo sguardo e la sua osservazione tra le opere più importanti dell'arte internazionale. Quali sono quindi gli eventi principali di Art City? Gli eventi principali sono i 5 progetti speciali affidati ad artisti ed artiste che indagano nella loro maniera, ecco, quel dialogo forte con Giorgio Morandi. Sono presenti mostre ed esposizioni ed installazioni nei musei civici della città, nelle istituzioni museali, negli spazi indipendenti della nostra città e anche nella città metropolitana. Quindi da Imola, San Giovanni in Persiceto, sono presenti, passando per Sasso Marconi e tanti comuni, sono presenti tanti progetti espositivi. E anche un invito a una mobilità culturale, ecco, quindi a scoprire in queste giornate, dall'1 al 4 febbraio, di scoprire anche ciò che il nostro territorio metropolitano offre, non solo nei luoghi, ma anche nell'importanza dei progetti appositamente anche pensati per queste giornate.